Allora, buongiorno e benvenuti a questa nuova vita. Oggi vi farò vedere una cosa in merito a un mio problema della banda. Praticamente, come voi sapete, io ho un blog, ho anche un canale YouTube. Niente, praticamente cosa è successo? Niente, postando una guida su come fare il cambio olio della panda, niente, durante la registrazione mi è venuto, cioè si è venuto a palesare, come si suol dire, un mio, diciamo, difetto, cioè praticamente la spia intermittente del video in questione. Questo la spenda mettendo avaria motore, praticamente ora vi faccio vedere, vediamo l'audio, se no si va, eccoci qua, questo è il mio famoso video cambio olio panda seconda serie. Praticamente rimane intermittente questa luce e niente, vedendo anche altri video, praticamente il video di punto manutenzione, ho visto che praticamente il difetto di questa spenta metallica potrebbe essere, ecco, facendo riferimento a questa guida, questo per la 1, per la punto, scusate. Questo è un altro blogger che ha fatto un altro famoso canale YouTube, cui io mi sono ispirato, di cui gran parte dei lavori sono, ecco, il punto manutenzione, in cui fa vedere pulizia sensore pressione punto. Praticamente diciamo che è un sensore che sta sul condotto di scarico fumi e va a controllare momento per momento, la miscela aria-benzina, o nel mio caso aria-metano, che dir si voglia, e praticamente va a dire alla centralina come deve gestire la miscela. Ecco, forse, ecco, questo è il sensore in questione che dovremmo andare a trovare sulla nostra panda. Questo mi è stato suggerito da un utente, infatti guardate qua nei commenti, mi è stato da Christian Boni, che praticamente mi ha andato, ma perché lampeggia la tua spia non vale motore? E vabbè, qua poi è andato un sacco di discussione. Tra l'altro, io non sapendo che cosa, gli ho chiesto suggerimenti e lui mi ha detto può essere un sensore di pressione. Là mi ha acceso una lampadina. E niente, ora andremo a controllare su quest'altra guida di punto manutenzione. Consiglia di regolarmente di un elicottero che forse vanno a prendere qualche fanciasco, chissà. Vi stavo dicendo che praticamente il punto manutenzione, questo scusate, vi stavo dicendo che il punto manutenzione, questo, diciamo, questo canale di YouTube che io vi consiglio, molte cose tra punto e panda sono quasi uguali, montano quasi lo stesso motore, per cui quello che non posso aver fatto io come guida lo potete benissimo prendere da questa
da questo canale, che ha un sacco di iscritti, e questa persona veramente preparata, forse più di me, ci mette più attenzione anche nei testi, addirittura li scrive e via dicendo. Comunque io sono un po' più arancione, però alla fine l'importante è che ripariamo senza cacciargli una rira. Stavo dicendo, l'importante è che riusciamo a riparare colori. Vi stavo dicendo, l'importante è che riusciamo a l'importante è che riusciamo a ottenere i risultati, ma quello che importa, non so se l'avete capito, mission è quello di non portarvi dal centro autorizzato Fiat. È mia premura farvi uscire da questo circolo vizioso dal centro autorizzato Fiat. Devono morire di fame perché loro si prendono quasi 20-30 euro ad ora. Va bene, dai, ok. Torniamo a noi. Allora, niente, ora proverò a trovare questo sensore sulla Panda, proviamo a pulire, questo canale consiglia di, come prodotto per pulire, anche un pulisci contatto spray che io ho in garage, per cui alla fine posso anche non usare un prodotto specifico. Attenzione che questo è molto delicato e niente. Per poterlo smontare andremo a smontare prima l'airbox e niente, ora vi farò vedere come si smonta, quali sono le chiavi di cui abbiamo bisogno e vediamo pure se riusciamo ad eliminare questo fastidioso luce intermittenza della varia motore. Vedremo. A tra poco. Dun 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 dun. Le guide di zio Fester.